Buongiorno mister Campasso. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo iniziamo questa intervista con l'amaro in bocca visto il finale della partita. Sì, c'è tanta amarezza perché comunque la squadra si vede che ha voglia di fare, che ha voglia di cercare il risultato, soprattutto in casa cerchiamo sempre di fare bella figura. Purtroppo io credo che oggi nel bene e nel male siamo stati protagonisti noi. E quindi sì, c'è tanta amarezza. La squadra ha subito due gol, purtroppo, come abbiamo visto tutti, su un errore individuale che può capitare nel calcio. Quali aspetti della fase difensiva pensa che vadano migliorati per evitare situazioni simili poi in futuro? Ma guardi, io vado un po' in controtendenza. Io le dico che per difendere bene dobbiamo attaccare meglio. E mia opinione personale, noi attacchiamo male, in maniera disordinata, non occupando gli spazi in maniera adeguata, e quindi quando poi perdi palla lasci sempre troppo spazio agli avversari, sapendo poi che sapevamo che questa squadra oggi avrebbe cercato di recuperare palla e buttarla sopra. Quindi io dico, va sicuramente migliorata la fase difensiva, ma credo fortemente che va migliorata tantissimo la fase offensiva. Ok, grazie. Nonostante il risultato, abbiamo comunque visto momenti sprazzi di buon gioco. C'è qualche elemento positivo che si porta a casa da questa domenica? Beh, sì, sicuramente il secondo tempo, la reazione dei ragazzi. Credo che il primo tempo, nonostante avessimo subito poco, non abbiamo fatto un bel primo tempo a livello di qualità, soprattutto di scelte di gioco, ma a livello di intensità, a livello di agonismo non eravamo in campo. Il secondo tempo sicuramente è stato un secondo tempo migliore a livello di intensità. Ottime giocate a sprazzi, purtroppo in questo momento siamo molto molto altanelanti e occasioni nel secondo tempo le abbiamo avute, purtroppo non le abbiamo messe dentro. Quindi come pensa di poter lavorare in settimana per migliorare questo, magari, mancanza di concentrazione continua durante tutta la partita? Secondo me dobbiamo continuare a lavorare tanto sodo e fare degli allenamenti dove gli allenamenti devono essere il più simile possibile alle gare che vai a incontrare. E quindi dobbiamo fare allenamenti che simulino queste battaglie, quindi allenamenti intensi, con corsa, con aggressività, e cercare di lavorare, di migliorare la tecnica contro squadre che ti aggrediscono. È troppo facile giocare bene contro squadre che non ti aggrediscono. E poi il banchiglia, quando gli avversari incontrano il banchiglia, è normale che cerchino la vittoria a tutti i costi. Comunque, guardando un po' la classifica fino adesso, unica sconfitta per fortuna, e speriamo che sia l'unica, anche se il Chisola probabilmente sarà difficile da andare a prendere, però come intende cercare di andare verso almeno i primi posti della classifica? Onestamente la classifica in questo momento non mi preoccupa perché credo nelle qualità del gruppo e credo che alla lunga la squadra sarà lì in alto, sicuro. Questo non lo mettiamo in discussione. Non so se prenderemo il Chisola, ma io dico per esempio che se vinciamo tutte le partite da qui alla fine, compresi gli scontri diretti, ce la puoi anche fare. Dobbiamo cominciare a credere più in noi stessi e lavorare da squadra. Ecco, direi questo. Dobbiamo più credere nel gruppo e meno nelle individualità personali, che ci Quindi sono, ma devono essere al servizio del collettivo e non al servizio del singolo. intanto un grossissimo in bocca al lupo per il proseguio del campionato e grazie mille per essere venuto a fare l'intervista nonostante la sconfitta di oggi. Grazie a voi, Grazie, alla alla prossima. prossima.